torta al caffè. Per la nostra torta avremo un pan di Spagna. Gli ingredienti sono 150 g di farina, poi abbiamo 50 g di amido di mais, 120 g di zucchero, 2 uova, 50 g di margarina vegetale, una bustina di lievito per dolci, aroma di limone e vaniglia. Per fare la nostra farcia interna, per quanto riguarda la nostra torta al caffè, ci serviranno 500 ml di panna fresca da montare, 60 g di zucchero e una tazzina di caffè molto ristretta, mi raccomando. Per decorare la nostra torta invece sulla parte superiore e nei laterali, dove poi metteremo della granella di nocciole, ci serviranno 70 g di burro, 70 g di zucchero a velo e una mezza tazzina, un poco più forse di mezza, di caffè ben ristretto anche questo, mi raccomando. Per bagnare il nostro dolce useremo del latte, semplice latte con qualche goccia di essenza di vaniglia, o se avete ancora meglio una mezza stecca di vaniglia. Cominciamo con il dividere il nostro bianco dal rosso. Una volta fatto questo, uniamo il nostro zucchero e incominciamo a montare. Stiamo montando il nostro rosso con lo zucchero. Quando diventa bello spumoso ci aggiungiamo la nostra margarina. Una volta che i forni e lo zucchero si sono ben amalgamati, aggiungiamo la nostra margarina. Portiamo a montare anche la margarina con il nostro rosso e i nostri perli. Adesso incominciamo ad incorporare prima il nostro amido di mais. Una volta che abbiamo inserito anche la nostra farina, adesso ci montiamo il nostro bianco, aggiungiamo al nostro bianco un pizzico di sale e adesso lo montiamo. Una volta che vedete abbiamo fatto montare il nostro bianco a neve, lo aggiungiamo al nostro composto e delicatamente incominciamo a girare, facendolo incorporare. Aggiungiamoci anche il nostro lievito, che io, vedete, ho sciolto in un pochissimo latte, proprio poco, ecco qua. E giriamo sempre delicatamente. Dal basso verso l'alto. Ovviamente quando ho messo le mie farine erano setacciate, mi raccomando, è una cosa da fare, se no vengono grumi e si compromette tutto il lavoro. Se vedete che il composto è un po' duro, probabilmente il latte che avete messo per allungare il lievito era poco, quindi aggiungete un altro poco il latte. Nostra vanillina e il nostro
estratto di limone, giriamo sempre delicatamente, mi raccomando. Ho imburrato e infarinato il nostro stampo, anche se questo è un aderente io lo faccio lo stesso per sicurezza. Adesso ci versiamo il nostro composto. Ecco qui, il nostro composto è messo nella nostra teglia. Adesso lo inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti. Mi raccomando, controllate sempre, stuzzicadente, se è umido non è ancora cotto, se esce asciutto vuol dire che è cotto. Adesso montiamo la nostra panna e quando l'abbiamo montata tutta, tre quarti la uniamo con la nostra tazzina di caffè ristretto e il resto ce lo conserviamo poi per guarnire. Ho aggiunto alla nostra panna, a tre quarti esattamente di panna, la nostra tazzina di caffè ristretto. Adesso la rimetto in frigo, meglio se diciamo nel congelatore, per un 10-15 minuti, in modo che ritorna come forza la nostra panna, e poi incominciamo a fare la nostra torta. Ecco qui, il nostro pan di Spagna è pronto, adesso lo facciamo raffreddare e poi lo tagliamo. Adesso cominciamo a lavorare il nostro burro con lo zucchero a velo e poi mano a mano aggiungiamo il nostro caffè. Bollire il nostro latte in modo che si pastorizzi, insomma, anche se già pastorizzato, che si mantenga di più nella nostra torta, poi lo facciamo intiepidire. Ho tagliato i nostri strati di pan di Spagna, vedete, sono 1, 2, 3, 3 strati, che poi passeremo a farcire. Ho bagnato con il latte il mio primo strato di torta e adesso ci metterò la nostra panna col caffè. Io ho messo la panna, vedete, col caffè, adesso metto delle goccioline di cioccolata, non molte, in questo strato solo, in modo da differenziare un poco, diciamo, uno strato dall'altro. Ecco, così. Mettiamole in modo uniforme, in modo che si riesca a prendere un po' di tutte le fette. Ecco qui. Poi se ce ne volete mettere di più, ce ne mettete un più strato, con il latte e la vaniglia. Mettiamocelo tutto e adesso ci mettiamo la panna. Aggiungeremo l'altra panna. Non pressiamola molto, delicatamente, in modo che crei proprio uno strato, con delicatezza. Viene molto molto pannosa, cremosa questa torta, che poi alla fine è quasi un semifreddo, insomma, ecco. Finisce il bianco dovendo la mettere nelle categorie delle torte. Panna. Poi l'ultimo strato non lo bagno, metto solo la nostra crema al burro, al caffè, e incomincio a stenderla. Poi la stenderò anche ai lati, in modo, mi raccomando, uniforme. Aiutatevi con un coltello o una spatolina per stendere la crema. È una torta molto molto ricca, però vi assicuro è buonissima, veramente buona. E fa anche il suo bell'effetto. Nella, anche nei laterali ho aggiustato, ho messo una grattatina di cioccolata fondente e ho guarnito con delle mandorle e in più ho messo una spolverata di polvere di caffè. Ecco qui la nostra torta, pronta per essere servita, sia come dessert a fine cena o a fine pranzo, o per festeggiare.